Salve a tutti, eccoci qua, ben ritrovati in questo lunedì, ovviamente un lunedì che parte nel migliore dei modi. Che bello, come ti svegli più rilassato, più tranquillo, da capolista con l'asterisco, vediamo che cosa succede. Io un sogno ce l'ho nel cassetto, ve lo devo dire. La Juventus che rimane prima in classifica, perché poi l'Inter, quando recupera la partita, va a spaperare con Audero. Un po' come era successo a Radu con il Milan, Maudero, vecchio cuore bianco-nero che alla fine diventa un eroe, sarebbe veramente meraviglioso. Io questo sogno nel cuore me lo porto dietro, ovviamente non accadrà, assolutamente no, però bello sperare, anche se chi vive sperando poi morì, non si può dire. Non è il primo video di oggi, non è il primo video della settimana, trovate qui sopra nelle schede quella che è stata la panoramica sulle parole di Max Allegri di ieri sera. Sulle parole di Vlahovic di ieri sera, una nuova prospettiva, forse anche un nuovo modo di comunicare, non lo so, io ve lo lascio lì, se non l'avete ancora visto andatevelo a vedere, anche se ho visto che in realtà ci sono già un sacco di commenti, visualizzazioni, mi piace, e così deve essere, continuiamo così perché è il decimo anno di canale YouTube, dobbiamo arrivare a quota 250.000 iscrizioni, e quindi sotto con i mi piace, sotto con i commenti, sotto con le iscrizioni dobbiamo ampliare ancora di più la community, raggiungere un traguardo storico, indispensabile farlo. Voto 7 a Max Allegri oggi per valutare questa partita, perché poi quando la Juve vince 3-0, ragazzi, secondo me c'è poco da dire. Io, come vi dicevo ieri, avevo quasi la sensazione che Allegri avesse preparato a risparmio energetico, cosa che a me non piace, ma che poi si è rivelata essere molto efficace. Io, per descrivere questa seconda partita vinta dalla Juventus per 3-0, e non è un caso, non è un caso, perché la Juventus ha fatto un filotto di vittorie con il minimo indispensabile di scarto, adesso sta iniziando invece a macinare, quindi no, non è un caso, è che la Juventus effettivamente è cresciuta, ha trovato consapevolezza, questo passa anche da Allegri. E vedevo che l'ultima stagione di Allegri, prima dell'esonero, quindi quella, la prima di Cristiano Ronaldo, l'ultima dello scudetto di Allegri, a questo punto della stagione, uno scudetto che avevamo vinto tipo ad ottobre, avevamo preso gli stessi gol, 12. Avevamo segnato 8 gol in più, 8 gol in più, 43 contro i 35 segnati in questa stagione, ma ribadisco, con Cristiano Ronaldo, con Dybala, con Mandzukic, con Douglas Costa, con Pjanic, con Khedira, con Matuidi, con Cancelo, con Bonucci, Chiellini, Barzagli. Stiamo parlando di una squadra molto, molto quadrato, anche se è stato fuori per un bel po', Emre Can, Spinazzola, una squadra, ragazzi, che era molto forte, con Moise Kean che aveva iniziato a muovere i primi passi proprio in quei momenti lì e che segnava anche a raffica alla sua prima esperienza alla Juve. Siamo a 8 gol di distanza da quella squadra che ha stravinto quel campionato, stesso numero di gol subiti dal punto di vista difensivo, oggi 52 punti, all'epoca qualcosa di più, mi pare 58 o 59, nel senso che fare come quella Juve lì con questa Juve qui considero qualcosa di impossibile, però questo ci deve dare la dimensione di quello che stanno facendo questi ragazzi e di quello che sta costruendo Allegri. Dopo una stagione travagliata come quella dell'anno scorso, dopo la fiducia ai minimi storici, dopo una coppa europea che ci è stata tolta, che avevamo conquistato sul campo, abbiamo cercato di fare nostro questo difetto. È stato un po' il tema che ho calcato per tutta l'estate. Vi dicevo, io non so come finirà questa stagione, non ne ho idea, però ho una e una sola certezza, che l'assenza delle coppe sarà uno stimolo per la Juventus e sarà qualcosa di positivo, e dovremo dare tutto noi stessi e giocarle di intensità. Ecco, questo sta accadendo. Ho sbagliato tante previsioni, non è un vanto il mio, ne ho sbagliate tantissime, ma sono contento di aver azzeccato questa, facile anche in realtà da azzeccare, però dovevamo per forza di cose trasformare un nostro limite, come dice Allegri, in un punto di forza. Ecco, il nostro limite era non giocare la Champions. Punto di forza è che stiamo avendo un rendimento esagerato, veramente esagerato. Voto 7 a Max Allegri. Senza voto Wojciech Szczęsny, mi ha fatto ridere perché ieri sera Szczęsny ha messo i soliti post su Instagram, no, post partita come fanno tutti i calciatori, e io gli ho commentato chiedendogli ma c'eri anche tu?
perché a parte un tiro a giro di un giocatore del Lecce, veramente non ricordo nient'altro. Lecce comunque è stato pericoloso anche senza creare occasioni per Szczęsny, nel senso che orbitava lì, arrivava lì, soprattutto nel primo tempo, però poi in porta i guanti di Szczęsny si sono sporcati poche poche volte, quindi torniamo con il senza voto al portiere della Juventus e siamo riusciti a non prendere gol, quindi tanta roba, tanta roba. Voto 6 a Gatti, solita licenza di spingere, io mi sento più sicuro quando Gatti prende e va su piuttosto che quando Gatti sta lì a difendere, non so se sono l'unico che ha questa sensazione, comunque si porta a casa il suo 6, così come si porta a casa il 6 Danilo, anche se devo dire la verità non mi lascia ancora tranquillissimo, non mi lascia ancora tranquillissimo. Un paio di errori in disimpegno, un paio di errori in impostazione, però poi quello che è stato il concreto, cioè la Juve solida dietro, Danilo si porta a casa il 6. Invece io qua voglio anche un po' esagerare, ma non credo di esagerare tanto in realtà, perché è ovvio che Vlahovic con la doppietta va a rubare le copertine, le prime pagine dei giornali, ci mancherebbe altro. Però Bremer, che ha fatto una battaglia meravigliosa con Krstović, e posso dire tranquillamente che l'ha vinta, che l'ha vinta. Bremer fa anche gol e chiude anche questa gara al 100%. Quindi bene, se non benissimo. Bene, se non benissimo. Bremer tanta roba. Veramente tanta roba. Sono orgoglioso di avere un difensore come Bremer, sono contentissimo che abbia rinnovato. Secondo me il migliore in campo ieri sera è stato lui. Poi ripeto, Vlahovic con la doppietta ruba le copertine, ruba le prime pagine dei giornali, ruba le foto, tutto. Che bel giocatore che Gleison Bremer, ragazzi. Che bel giocatore con quel 3 sulle spalle. Tanta roba. Voto 7 è Cambiaso, perché io di Cambiaso, Yıldız, McKenny quest'anno sono veramente innamorato, perché sono cose, per dire, McKenny non ha ancora segnato quest'anno, non ha ancora fatto gol, ma che prestazioni fa. Yıldız ne ha fatto mi pare uno in Serie A e due in Coppa Italia, dovrebbe essere una roba del genere, ma che prestazioni fa. E Cambiaso ti svolta la squadra, Cambiaso ti ribalta la squadra, ma proprio te la ribalta. Poi vabbè, lasciamo stare che ha fatto pure l'assist per il gol dell'1-0, meraviglioso di Vlahovic, e aveva già messo anche delle palle interessanti, Kostic, Vlahovic sul secondo palo nel primo tempo, quel piedino lì è veramente un piedino d'oro, educatissimo, e Cambiaso è un giocatore meraviglioso, e che sta iniziando a diventare pesante, con gol, assist che sblocca le partite, le fanno vincere, portano punti. L'acquisto migliore della stagione, anche se non è stato un acquisto, diciamo così, bravo, vai avanti Cambiaso che stai andando alla grande. Voto 6 e mezzo a McKennie, ha fatto un patto con non so chi, con qualche demonio probabilmente, mi viene in mente la sirenetta, non so se avete mai visto la sirenetta di Walt Disney, quando Ariel baratta la sua voce in cambio delle gambe a Ursula, ecco, io credo che McKennie abbia barattato i gol in cambio delle prestazioni, perché proprio il gol non lo riesce a trovare. Un colpo di testa nel primo tempo salvato da Krstović, praticamente sulla linea. Un colpo di testa nel secondo tempo che stava entrando glielo ruba Vlahovic. McKennie quest'anno non può fare gol. È possibile che faccia gol. Però quanto cavolo è pesante e presente dentro le partite. E ieri l'assist del 2-0 per Dusan Vlahovic. Anche se forse avrebbe preferito il gol. Allegretto che ha paura dell'aereo e che per via di quella cosa avrebbe voluto tornare in treno. Una follia nell'intervista, veramente una follia. Però McKennie sta facendo una gran stagione. Ieri un pochino impreciso, più del solito secondo me. Però poi se devi andare a vedere tutte quelle che sono state le azioni pericolose della Juve, McKennie con quel gioco aereo c'è quasi sempre. E noi lo sappiamo, la Juve è una squadra che crea occasioni su piazzato. E questo non ce lo toglie nessuno. Voto 6 e mezzo Locatelli. Come al solito la pagella di Locatelli, ragazzi, è quella, cioè quando la Juve fa queste vittorie qui, quando non rischia niente, passa anche da Locatelli, appariscente, no, emozionante da vedere, no, non ruba l'occhio, però è importante, un giocatore del genere è importantissimo in una Juve così, perché gli permette di sbizzarrirsi a questa Juve, permette di magari anche andare
a spingere, a attaccare con un uomo in più in alcune circostanze, perché tanto Locatelli sta lì, tanto Locatelli sta lì, fa lo schermo, Locatelli sta lì. Otto 5 Miretti, che credo che sia l'unico insufficiente di questa partita in assoluto, perché non mi è piaciuto. E io anche ieri l'ho detto, coincidenza che esce Miretti dopo 2 minuti, la Juve fa gol, coincidenza a livello temporale sicuro, perché è troppo poco 2 minuti dalla sostituzione. Però Miretti ieri ha sbagliato tante cose, poi ovviamente la squadra non l'ha mai nemmeno supportato nel migliore dei modi in determinate situazioni, va bene, però lui ha sbagliato tante scelte, ha fatto una giocata veramente buona, la prima grande bella giocata della sua partita, e poi è stato sostituito e la Juve ha iniziato a prendere il via, il largo. Non era Rabiot. Ieri abbiamo sentito l'assenza di Rabiot e la differenza con Miretti è abissale in questo momento, c'è poco da dire. Poi ci sono tanti anni di differenza, tante stagioni giocate di differenza, non credo che Miretti arriverà ai livelli che ha raggiunto Rabiot, ma chissà, vediamo, osserviamo. Però per il momento Miretti non è ancora entrato al 100% nei meccanismi di questa Juve. Voto 6 a Filip Kostić. È la solita partita di Kostić, non troppo bello da vedere, ci aveva anche nel primo tempo un'occasione sul sinistro, la sparata, però sta iniziando a sbagliare meno, sono piccoli passettini in avanti, a me non sta conquistando Kostić per niente. Però quella di ieri è una partita normale, la sufficienza da giocatore di fatica, da giocatore di fatica e di corsa. Poi qualitativamente manca tanto questo giocatore, poco pesante in zona assist, poco pesante in zona gol, anche se qualche assist l'ha comunque confezionato, però sui tanti tentativi a disposizione rimane una percentuale molto bassa secondo me. Ok, qua passiamo a Yıldız, che secondo me ieri ha fatto una delle partite più difficili in assoluto da quando ha iniziato a giocare nella Juve, ma proprio difficili, difficili, difficili. E però poi, ragazzi, una partita così bloccata, una partita così sporca, una partita così difficile, come si sblocca? Sì, col gol di Vlahovic, bello anche. Sì, con l'assist di Cambiaso, bel cross. Però l'azione l'orchestra questo qui. E lo stop che fa sull'azione del gol dell'1-0 della Juventus, in gergo, vale il prezzo del biglietto. Le accelerazioni che fa, i cambi di passo che ha, tutto quello che mette al servizio della squadra è impressionante. Poi sta segnando bene in questo momento, non sta servendo assist, d'accordo, ma quanto è importante per la squadra questo giocatore? Voto 6,5. E quanto è importante per la squadra questo giocatore? Ve lo confermo con Vlahovic. Ve lo confermo con Vlahovic per un motivo. E cioè, da quando Yıldız è entrato nella gerarchia della Juventus in Serie A, stiamo parlando della partita col Frosinone, ok? Dove parte titolare e fa gol, arrivando fino a Lecce, escludendo la Coppa Italia, parliamo solo della Serie A. In queste 5 partite disputate da Yıldız dentro le gerarchie, Vlahovic ha segnato 6 gol. Nelle ultime 5 in Serie A Vlahovic ha segnato 6 gol. E guarda caso sulle 5 partite in Serie A in cui è entrato Yıldız nelle gerarchie. Nelle precedenti 14 partite di Serie A, anche senza giocare tutti i minuti, ma come è accaduto anche in queste 5, mi viene in mente quella col Frosinone, giocavano Yıldız e Milik in attacco, però nelle precedenti 14 Vlahovic aveva segnato 5 gol. Non è una coincidenza, non è una coincidenza, è un'associazione tattica. Significa che Vlahovic sta meglio con un giocatore come Yıldız piuttosto che con uno come Chiesa in un attacco a due. E credo che non sia una coincidenza anche perché il miglior Vlahovic a Torino lo stiamo vedendo in coppia con Yıldız e l'avevamo visto in coppia con Dybala. Sono due giocatori tecnici, due seconde punte, due fantasisti, due trequartisti, giocatori che orbitano in quella zona del campo. Chiesa è un esterno, è un giocatore che dà il meglio di sé sull'esterno piuttosto che dentro il campo. E quindi c'è la possibilità di vederli tutti e tre insieme. E vedendoli tutti e tre insieme, secondo me, avremo a disposizione un potenziale offensivo veramente di livello. E mi piacerebbe, se non quest'anno, magari l'anno prossimo, dovessero rimanere questi giocatori, immaginarmi un 4-3-3 per preservare il centrocampo a 3. Perché Vlahovic e Chiesa hanno un legame naturale, veramente un legame che li unisce. Ma Vlahovic e Yıldız hanno un legame tattico che è diverso. Chiesa è un giocatore indispensabile per questa Juventus.
non va dimenticato. Poi ne parleremo, voglio di approfondire un po' questo discorso. Però Vlahovic e Yıldız si trovano alla perfezione, perché Yıldız fa la seconda punta. Dybala e Vlahovic si trovano alla perfezione, perché Dybala era la seconda punta. Di Maria doveva andare in giro, partire da destra, Chiesa da destra o da sinistra. Vlahovic ha bisogno di un giocatore di fianco a lui, di supporto. E Yıldız sembra aver veramente dato un boost incredibile a questo giocatore, che poi, dal punto di vista mentale, sicuramente sta meglio. Dal punto di vista fisico sta meglio, come ha detto lui. Dal punto di vista tattico c'è un giocatore di fianco a lui. Cambiato qualcosina. UEA, voto 6. È entrato ed è cambiata la Juve. Ora la domanda è: cambiata la Juve perché è entrato UEA o è cambiata la Juve perché è uscito Miretti? La risposta la voglio nei commenti da parte vostra. Iling Junior, voto 6. È entrato a fare la mezzala dopo che è entrato Alexandro, però ha il merito di mettere quel cross delizioso sulla testa di Bremer, e la Juventus vola sulle ali dell'entusiasmo con il 3-0. Milik, voto 6. Sinceramente niente da dichiarare, perché poi è entrato, ha fatto la sua solita partita di cuore, di sacrificio, di lotta. Niente di superlativo in questa seconda parte di secondo tempo. E poi la nostra sostituzione preferita, che speravo potesse entrare come mezzala, come in occasione dei minuti finali col Sassuolo, invece no, è entrato a fare il quinto di difesa, come se fosse il 2017, con Yıldız invece spostato come mezzala. E quindi ragazzi, questo è tutto, non ho nient'altro da dirvi, però voglio sapere le vostre considerazioni ora, qui sotto nei commenti. Fatemele sapere, perché la discussione è sempre graditissima, e non dimenticatevi i mi piace e le iscrizioni Road to 250k, fa quasi impressione dirlo. Ciao!